E dopo un po' di attesa, dopo un po' di sonno, va, sonnolenza, Bitcoin, il mercato delle criptovalute incominciano a dare segnali, ma soprattutto Ethereum, ragazzi, la regina diventa capolista. La regina diventa il re in questo caso perché Ethereum dà diverse indicazioni, non soltanto di crescita da un punto di vista di percentuali, quindi è salita tanto da un punto di vista di percentuali anche rispetto a Bitcoin, ma anche da un punto di vista di analisi tecnica e ciclica, è quella che poi ci interessa perché indica una strada inequivocabile sul concetto ciclico che da marzo, ragazzi, è partito un nuovo ciclo annuale e che quindi il ciclo in questione non era iniziato a dicembre, se non erro, bensì ha fatto un raccordo, si chiama così in termini tecnici, fino a marzo e poi da lì è iniziato un nuovo ciclo annuale. Bitcoin ancora non dà questa indicazione, ma Ethereum sì. E difficilmente si può scollegare una criptovaluta importante come Ethereum dal contesto generale, perché comunque è la seconda cripto più importanti in termini di capitalizzazione. È vero che il boom di Ethereum è molto legato in questo momento al boom della DeFi che ha, diciamo, preso il posto della famosa boom delle ICO nel 2017, insomma, e della bolla di Bitcoin. Però in realtà, ragazzi, non è l'unica cripto che ha fatto questa cosa. Comunque, Bitcoin sta seguendo, ma gli manca un piccolo tassello. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Finalmente ritorniamo ad analizzare grafici su struttura ciclica e analisi tecnica, dove siamo diretti sul mercato delle cripto, dove è diretto Bitcoin, ha smesso di dormire, è uscito dal letargo. Lo vedremo oggi, ma nel video della scorsa settimana vi avevo detto che la posizione ciclica probabilmente ci stava indicando un possibile up di un altro livello rispetto ai precedenti. Vi avevo accennato questo discorso. Sembra che la strada sia questa. Ci sono tante news da guardare oggi in questo video. Restate incollati allo schermo, ragazzi, perché vi farò vedere una serie di cose, una serie di chicche che ho in serbo. Ma ci spostiamo subito sui grafici per fare l'analisi tecnica, l'analisi ciclica e cercare di ragionare su quello che può accadere, perché secondo me, ragazzi, come sempre, non ci lasciano in pace ad agosto. Sarà un'estate che può essere calda da un punto di vista anche positivo per i mercati cripto. Ragazzi, abbiamo fatto un sacco di operazioni veramente ghiotte. Prima di andare a vedere i grafici e delucidarvi, quindi darvi tutte queste nuove informazioni per rendervi chiaro il quadro generale della situazione, delle analisi tecniche, della situazione di direzione dei mercati criptovalute, vi chiedo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, anche in questo agosto sotto l'ombrellone. E ragazzi, lasciatemi un mi piace per questi contenuti e fatemi sapere nei commenti cosa pensate voi, cosa state facendo voi. Gli ultimi video hanno avuto proprio tantissimi commenti, ragazzi. Continuiamo così perché i commenti servono a chiarire tante 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 idee anche a chi magari è neofita, a chi diciamo è la prima volta che approccia. Quindi è fondamentale anche commentare per dare contenuto a tutti. Allora andiamo a vedere Bitcoin, che meraviglia questo spike. Vi dico anche un'altra cosa che non c'entra con il classico spoiler relativo, ragazzi. Uno dei miei sistemi, il midterm, era in drawdown, quindi in fase di laterale ribassista, quindi riassestamento dopo i massimi che aveva fatto tanti gain. L'altro giorno entra di nuovo long su Bitcoin e io dico ok, rifà uno stop loss, comunque non guadagnerà tanto, e invece era la volta buona. Questo per dire, ragazzi, che anche a livello di trading è difficile in ogni caso cercare di capire questi movimenti e che sistemi di trading come quelli automatizzati che utilizziamo nella Trading On Academy sono un fiore all'occhiello proprio perché aiutano, proprio è come avere un braccio bionico, ragazzi, aiutano in alcune situazioni ad avere preso delle posizioni che magari io stesso sarei stato indeciso sul farlo. Invece lui, testardo, il sistema è entrato in posizione e si è preso il gain, ragazzi. E quindi vi fa stare anche più tranquilli perché la FOMO vi passa, perché non c'è la perdita dell'opportunità con i trading system. Quindi
Diversificate le vostre strategie sempre. Andiamo a vedere dal punto di vista di analisi tecnica che cosa è successo su Bitcoin. Allora, qui, ragazzi, io vi ho detto la scorsa settimana, secondo me, qui è iniziata una nuova struttura ciclica e questa fase qui era da un punto di vista ternario, così da sviluppare. Quindi qui si è chiuso praticamente un ternario che era una specie di trimestrale lunghissimo, quindi sono quasi 4 mesi totali e da qui in poi abbiamo avuto probabilmente una nuova fase. Ora, ho anche accennato sul discorso che qui c'era il break palese, proprio facilissimo da tradare, anche molto bello. Viva l'analisi tecnica, ragazzi, perché chi la sa applicare qui è un breakout da manuale di Bitcoin, quindi un ingresso facilissimo per chiunque insomma sappia queste cose, chiunque abbia studiato, diciamo, analisi tecnica, e da qui il mercato ha dato questo rialzo. Ora il problema dov'è? Che c'è questa scadenza ciclica, vedete? Tecnicamente dovremmo andare a fare un minimo in questa fine mese di luglio barra la prima decade di agosto. Però ancora qui una volta il mercato dovrà dire la sua, perché se ci saranno nei prossimi giorni dei leggeri ribassi potremmo indicare questa fase, magari fatta così con un leggero pullback intorno ai 9.800, come una fase di chiusura ciclica in questione. Quindi se da qui in poi si va a scendere poco poco, quindi a ritracciare, ok, ma anche dopo, ragazzi, il tentativo di rompere la resistenza di 10,5, perché in realtà Bitcoin ancora non ha rotto la resistenza di 10,5, mentre Ethereum l'ha fatto, lo vedremo tra un poco. Perciò potrebbe anche fare un tentativo di break e poi una chiusura ciclica in pullback su questa resistenza. Ovviamente trend è long, seguite sempre il trend, ragazzi, non ho la mia maglia preferita, trend is your friend. Ma non andate contro trend, non vi mettete a shortare, almeno non no, se non siete trader intraday o fate cose intraday, ok? Allora, nel momento in cui dovesse dare questa indicazione in pratica nei prossimi giorni di qualche giornata di ribasso, potrei considerare la fase ciclica in close come da indicazione, altrimenti siamo in un ciclo ternario. Fatto così, ragazzi, quindi un nuovo ternario che a questo punto avrebbe questa struttura. Quindi, se è rialzista, ha questa struttura. Se diciamo non sfonda i 10,5, lo vedremo tra un poco. Quindi, da un punto di vista di analisi ciclica, questa fase di up va lasciata stare così com'è. E va seguito il trend. Ciclicamente, se non fa una close entro i prossimi giorni, probabilmente il mercato sta costruendo una ciclicità rialzista a 3 e quindi sta facendo questa cosa così. Perciò a quel punto, ragazzi, sarà qui una fase un po' di ribasso più decisa. Quindi verso il 20 di agosto. Questo è che poi, ragazzi, potrebbe essere decisa tanto e non quanto, perché in realtà poi quella finale è quella decisa, quindi questa qui che sarebbe a settembre. Dovremmo poi quindi aggiornarci su questo discorso. Resistenza 10,5, se la rompe, secondo me si va in FOMO pesantemente, come è successo su Ethereum. Adesso lo andiamo a guardare. Quindi attenzione in questo caso su Bitcoin, perché poi qual è la prossima resistenza? Vedete, la prossima resistenza dopo i 10,5 è questa, ragazzi. Ho fatto un diciamo danno, la riportiamo subito, ok? È 12.100. Questa è la zona di resistenza. Quindi se Bitcoin rompe la resistenza 10,5, va in FOMO quasi sicuramente e si va a sbattere contro resistenza di lungo periodo. Trend fantastico se fa una cosa del genere, incredibile, bellissimo. Ok, e tra l'altro qui c'è anche il take profit del mio trading system me di medio termine, che non lo prende da tanto, quindi dovrebbe andare in quella zona, c'è il take profit. Poi ovviamente ha diversi sistemi di uscita, quindi casomai dovesse girare, il mercato uscirà comunque in trailing stop. Allora andiamo a vedere Ethereum, perché vi ho fatto vedere questa cosa? Per farvi capire che Ethereum ha rotto già questo livello. Vedete, quando io vi ho indicato l'esistenza di breve qui a 10 a 260 e poi la resistenza di medio termine che erano i 280, quindi breccata qui,
fa un tocco sull'assistenza di medio, la brecca senza pietà e si va a sbattere contro quella di lungo a 330. Incredibile. Allora, Ethereum indica che da qui in poi, ok, da questo punto in poi, siamo in un nuovo ciclo annuale. Quindi non è più possibile che questo rialzo rientrasse in questa struttura ciclica che aveva assunto le forme di una lingua. E quindi di un'anomalia, va, chiamiamola così. Perciò, ragazzi, è il ciclo annuale di Ethereum. Il precedente ciclo di Ethereum lunghissimo è stato da dicembre 2018 al agosto 2019, poi conclusosi a marzo 2020, non a dicembre 2019. Quindi la struttura precedente è stata questa qui, la vedete in maniera molto chiara, meravigliosa perché, ragazzi, rispetta alla perfezione la struttura ciclica con dei minimi praticamente identici e un massimo nella prima parte. E nella seconda un massimo inferiore. Questo è un ciclo, ragazzi, di accumulazione di un anno. Un ciclo di accumulazione di un anno e chi conosce l'analisi ciclica sa quello che sta per succedere, ok? Dovesse rompersi il massimo precedente, ci potrebbe stare alla grande, ragazzi, una continuazione anche per un altro anno. Dov'è la fine di questo ciclo annuale? Quindi dove sarà la sua fase veramente ribassista, quella che dovremmo poi tenere sotto controllo? Probabilmente tra dicembre e marzo del 2020 barra marzo 2021, quindi in questa zona qui. Vi metto un po' il livello, quindi in questa zona qui, ragazzi, io metto gennaio, insomma, quindi una via di mezzo. Perciò il tempo, vedete, c'è e questo nuovo ciclo che è iniziato praticamente qui ancora spinge, è nella sua parte probabilmente ternaria di maxi ciclo che dovrebbe fare una cosa del genere, ragazzi. Quindi. E vai di Ethereum in pratica, ma la stessa struttura, questa è molto pendente, quindi è molto rialzista, ragazzi, voi sapete che la struttura potrebbe non essere così rialzista, magari, ma la stessa cosa dovrebbe fare Bitcoin, quindi Bitcoin ha detto, ma Ethereum dove vai da solo? Ci vengo pure io e si mette ovviamente nella stessa struttura, quindi se Ethereum ha indicato che da qui è iniziato un nuovo annuale. Se questa cosa è vera, ragazzi, anche Bitcoin è su un nuovo annuale, quasi sicuramente. Questo significa che essendo qui su un nuovo annuale, noi dobbiamo avere un break di 10,5 e poi dopo, quindi siamo qui praticamente, e se anche fosse, diciamo, la chiusura, come vi ho fatto vedere prima, sempre verso la fine del 2020 e l'inizio del 2021, avremmo questa cosa fino a qui, ragazzi. Ok, quindi abbiamo una struttura così da creare per quanto riguarda Bitcoin. Anche lui dovrebbe fare questa cosa così, cioè, ragazzi, allora difficilmente riusciamo magari a salire velocemente sopra 13.000 e 5, ma Bitcoin può fare quello che vuole, ragazzi, fa delle accelerate, boom, vi fa più 10 in 4 secondi. Quindi attenzione ovviamente a pensare che sia diciamo difficile, proprio impossibile. Ecco, non voglio dire che è impossibile, però è comunque un'operazione estremamente difficile da completare. Però c'è da dire che Bitcoin in questo momento è sotto il suo livello di esistenza imponente, che è 10.500, che è rotto questo livello. Probabilmente il mercato dirà si fa. Perché come l'ha fatto su Ethereum lo fa anche magari su Bitcoin. Poi, ragazzi, chiaramente stiamo sempre facendo previsioni, quindi sapete che sono delle idee generali per darci delle direzioni su come può andare questo mercato. Ma il concetto finale è che questo mercato, se Ethereum ha ragione, quindi è iniziato un nuovo ciclo annuale, non dovremmo continuare a crescere quantomeno fino alla parte finale dell'anno, dove ci sarà poi la fase di chiusura. Ricordatevi che vedete qui un annuale, vi faccio capire come fa. Questo era un annuale che non era rialzista, ragazzi, era un annuale che non è stato ribassista, ma di congestione, vedete? Però un annuale fa queste cose, quindi poi vi fa anche questa parte qui. Vedete, quindi questa ciclicità, questa parte finale dovrà avvenire. Certo è che questo era un ciclo
che non doveva andare a fare nient'altro se non attendere, ok? Questo qui potrebbe essere un ciclo che invece cerca di essere rialzista, come i precedenti. Potrebbe anche fare così, oppure se sarà di nuovo attesa, ragazzi, magari vi fa così e ritorniamo punto e da capo. Questo è anche vero. Però questo lo valuteremo poi con calma. Qui è gennaio, tra l'altro non sappiamo se arriviamo anche a marzo. Bisogna stare sul pezzo ogni giorno anche su queste cose. Una chicca finale che vi volevo farvi vedere, ragazzi, legata alla market cap, che sta salendo. Anche questa teniamo sotto controllo. In Academy abbiamo tenuto sotto controllo anche la nostra operazione di Ample, che è stata incredibile, ragazzi. Ancora adesso sto facendo dei conti e vi farò poi l'escursus finale della mia operazione di trading su quella criptovaluta. Siamo stati in grado di beccarla veramente all'inizio e quindi fare delle cose incredibili. E Ample, ragazzi, guardate che fine ha fatto, poi non sappiamo se ci resta. 27esimo posto la sua scalata per questa stablecoin. 620 milioni di market cap all'attuale valore, però, ragazzi, quindi ricordatevi sempre che l'attuale valore di Ample non è sostenibile perché questa ritornerà a un euro, a un dollaro, scusate, quindi è ovvio che questa market cap o continua a salire con i rebase oppure deve necessariamente scendere. Ma quello che volevo farvi vedere è questo, il sorpasso di crypto.com, del nostro CRO. Ormai io dico il nostro CRO perché è stato un mio fiore all'occhiello di qualche mese fa ai danni di Binance. Vabbè, fa un po' ridere perché sono diciamo solo tra virgolette 100 milioni, però ragazzi, crypto.com CRO supera Binance ed entra nella top 10 tra le criptovalute più importanti in questo momento in particolare, quindi supera di slancio, ragazzi, anche Binance. E non so, ragazzi, ma secondo me potrà ancora fare bene perché semplicemente è molto più utile di tante cripto come tipo Litecoin o BSV. Vabbè. Ok, un'altra cosa che dovremmo poi indicare, ragazzi, è che in pratica, adesso vi faccio la chiusura finale del video. L'altra cosa che volevo indicarvi è che con il sorpasso, anzi di Ethereum, ve lo faccio vedere proprio graficamente. Con il sorpasso di Ethereum di questa barra di congestione si sono modificati i pesi relativamente al mio portafoglio di cripto in altcoin che sto tenendo aggiornato per voi anche sul canale e di cui parleremo in questa settimana, perché con questo break, vedete, di questa barra di congestione che era qui, ma molto comune, insomma, niente di anomalo, ho dovuto modificare i pesi relativamente al cripto portafoglio, ovviamente perché si è spostato tutto un po' più su Ethereum ed è uscita un po' di scena di meno, un po' Link. E questo ve lo dico perché il CRO invece continua col suo trade, Link invece ha iniziato ad essere un po' titubante, restano invece invariati i pesi relativi alle altre cripto, quindi CRO resta comunque al top, mentre un po' di Link si è spostato su Ethereum. Vi volevo dare questo aggiornamento velocemente, giusto per darvi un'idea, ma faremo questo video in settimana, quindi iscrivetevi al canale, ragazzi, per non perdervi gli aggiornamenti. Buon inizio settimana a tutti, buon Crypto Pump, speriamo duri anche durante la settimana. Abbiamo visto tante cose interessanti, fatemi sapere cosa ne pensate. Ciao!